Liberi e Forti è una definizione del popolo che fu data nel 1919 dal manifesto del Partito Popolare di allora. Liberi e Forti sono intesi tutti quegli umili ma solidi costruttori di benessere che costituiscono il nostro popolo e che sono ancorati ai valori della tradizione nazionale, che non si sono mai piegati a culture diverse da quella della nostra tradizione, che proprio per questo hanno sempre trovato dentro di sé la forza per andare avanti anche nei momenti difficili, contando soprattutto sulla loro capacità di auto-organizzarsi, di produrre forme comunitarie per non essere soli di fronte alle difficoltà. Giudicheremo il pacchetto per delle liberalizzazioni dopo averlo letto, ritenendo che fosse utile completare ciò che avevamo fatto noi già con le manovre anche più recenti per costruire un mercato ancora più competitivo e quindi una condizione di maggiore crescita. Per quanto riguarda la manovra precedente, purtroppo ha inevitabilmente forse un effetto recessivo, in parte anche depressivo. Considero soprattutto eccessiva la riforma previdenziale, basti pensare che porta per uomini e donne l'età di pensione a 67 anni, 10 anni prima dei tedeschi. Credo che ci sia stata un'esagerazione e che si dovrà porre rimedio ad essa.